1995 Sierra Leone, West Africa. Sono lì da due anni, è la mia prima missione, insieme a sei consorelle missionarie saveriane. Il 25 gennaio un gruppo di ribelli del RUF, Fronte Unito Rivoluzionario, fa irruzione in casa nostra e mattina presto ci prendono fuori così. È guerra civile. La nostra situazione cambia in un batter d'occhio. Da gente che poteva aiutare persone in bisogno, soprattutto bambini disabili, ci ritroviamo immediatamente impotenti, a rischio della vita noi stesse. Non possiamo più far niente, siamo in balia di gente che ti può ammazzare da un momento all'altro. Siamo in mezzo a violenze indicibili: fatte a bambini, ragazzi, donne, intere famiglie massacrate villaggi bruciati, saccheggiati. Ora siamo prigionieri di guerra, siamo le spie del governo nemico, siamo merce di scambio per far parlare i media o magari per un riscatto. La preghiera è costante, non rimane altro. Anche in quel buio preghiamo Padre nostro. Sì, anche per i ribelli, perché ci guardiamo intorno e quei ribelli li vediamo che potrebbero essere nostri fratelli. Siamo davvero la stessa famiglia umana, gli estremi confini della terra e un cuore che non riesce più a amare, che è stato violentato, sono stati violentati a loro volta no? se si trovano in un campo così. Ma anche in una situazione estrema del genere ci sono dei gesti di una delicatezza incredibile. Una ragazza ci viene vicino, era molto rischioso per loro, era una donna dei ribelli. Noi eravamo affamate, ci davano solo della roba che era già corrotta in quel caldo. Lei ci porta una tazza di riso e fagioli, niente per sette persone affamate. Si avvicina a noi, quasi si inginocchia con rispetto. Noi facciamo solo tempo a chiedere: Ma come ti chiami? E lei dice: My name is Mercy. Il mio nome è misericordia. Quel nome è davvero un messaggio per noi. Me. Un altro ragazzo molto giovane che non ci aspetteremmo va a rubare, trova una, una pianta di cassava, ne prende il tubero e ce lo porta. È come mangiare una patata cruda. Eppure dice, Sister, mi dispiace per voi, chissà quanto soffrite lontano dalla famiglia. Noi in qualche maniera ci siamo abituati a questa vita. Però e aggiunge God De, che vuol dire in Sierra leonese, Dio c'è, Dio sa. È davvero commovente anche in questo ragazzo la capacità di consolare noi. Ma come fanno a resistere in questo... In queste situazioni dei gesti di benevolenza così, da dove nascono, come sopravvivono. Il bene è come un piccolo seme piantato nel nostro cuore da chi ci vuol bene. All'inizio è nascosto agli occhi, si nutre di umiltà, di sacrificio di sé. Però se lo curi, lo nutri, cresce, diventa un amore grande, vero e forte forte e più forte della violenza e la vince sempre. Il bene vince il fracasso della cattiveria in silenzio, come un piccolo germoglio buca l'asfalto. Il bene vince la complicata rete del male con un solo gesto di carità gratuita. Il bene vince le distanze perché ti mette nei panni dell'altro, ti fa capire quanto l'altro sta soffrendo, non importa come e dove. E questo piccolo gesto ha una potenza enorme in sé, non costa nulla a chi lo dona, eppure è preziosissimo per chi lo riceve, perché dona speranza, dona amicizia. E tutti noi possiamo farlo. Tutti noi abbiamo già ricevuto questo dono e tutti noi possiamo donarlo. Non ci costa niente ed è prezioso per chi lo riceve. E tutti noi possiamo donarlo perché il bene siamo noi, sei tu con la tua vicinanza, la tua presenza, la tua amicizia a chi soffre. E c'è una matematica paradossale nel bene. Più lo, lo, se, più lo condividi e più lo moltiplichi. E questa cosa succede dappertutto nel mondo. Anche nella mia terza missione, dopo Harlem di nuovo, sono andata in Thailandia. In Thailandia sono stata 16 anni. Il background è buddista, Theravada. Lì la povertà, la malattia, la miseria, la disabilità sono considerati il karma, sono una punizione giusta per un male che tu devi aver fatto nella vita precedente devi scontare. Ho lavorato con persone povere, disabili, nelle baraccopoli di Bangkok, della periferia. Queste come Wachon Lom, la baraccopoli dove io vivevo. Qui sono delle stradine sopraelevate, sotto è tutto un acquitrino pieno di sporcizia, di rifiuti. La gente stessa che vive lì è considerata un rifiuto, eppure ci sono delle perle rare. Questo è Nito, un bambino che è nato dalla mamma, era in carcere per droga, abbandonato poi sia dalla mamma che dal papà, era lì vicino alla stanzetta dove io vivevo. A poco a poco mi hanno accolto, io stesso poi non mi sentivo meglio di questa gente. Se noi avessimo avuto una storia come queste persone che vivono lì, saremmo forse la stessa cosa. E nella baraccopoli, siccome il lavoro è aumentato tantissimo, sono infermiere e fisioterapista, andavo a trovare persone ammalate di AIDS allo stadio terminale, non le volevano neanche in ospedale, perché dichiarare l'AIDS in Thailandia era tagliare le gambe al turismo. E allora il padre che era con me mi ha dato delle persone da aiutarmi. E sono persone che poi ho ritrovato quando si è aperta la casa degli angeli mamme di bimbi disabili o persone disagiate. Ecco, tra queste mamme che vengono quasi tutte da queste situazioni di, eh, di povertà, di miseria, c'è Nuan, una giovane donna che gli ha dato 16 anni di carcere per spaccio di droga e quando è uscita non sapeva dove andare a lavorare, poteva andarsene a vendere. Allora viene con me, all'aiutarmi con i malati terminali di AIDS, non le faceva schifo niente perché aveva passato ben cose ben peggiori. Noan era libera, libera di perderci la faccia, non aveva niente da difendere. Quanto mi ha insegnato, prima spacciava droga, poi si spacciava per la moglie di gente ammalata di AIDS, quindi si, si passava a lei per essere ammalata di AIDS, ma questo lo faceva con una... Intuite un sorriso incredibile per evitare al malato di dire tutta la storia dolorosa, di raccontarla nell'anamnesi. E poi gli strizzava l'occhio come dire ce la intendiamo poi. La preferivano a tutti, aveva solo voglia di far bene. Poi mi ha seguito alla casa degli angeli e quando è stata lì ha voluto essere mamma, diceva Sister, io non ho figli miei qua, voglio fare la mamma ai bambini che non hanno più la mamma e il papà e sono disabili. E li caricava sulle spalle con tutta la fatica e tutta la generosità che solo lei poteva. In mezzo a queste donne c'è anche Gift, una ragazza madre. Il bambino era sano, il marito non ha sopportato il pianto del bimbo e l'ha buttato per terra, la famosa Shaken Baby Syndrome. Il bimbo è diventato gravemente disabile. Lei, quando è venuta alla casa degli angeli perché la dottoressa ci ha chiesto per favore prendetela, è troppo pericoloso per lei, per il bimbo, stare là col suo compagno. Lei è venuta, ma avrebbe voluto scappare via di lì. Dice: Non voglio stare qui con tutte donne e bambini disabili. Eppure c'è stato un momento in cui lei avrebbe avuto la possibilità, aveva un ragazzo che l'andava a trovare. Io gli ho detto: Allora sei pronta per farti una famiglia di nuovo. E ce l'ho già lasciato. Ho detto, Cos'è successo? Cioè, mi ha detto, Lascia qui il bambino alla casa degli angeli, tu vieni con me. Ho detto, E tu cosa hai risposto? Dice, Gli ho detto, Non sono un cane per abbandonare il mio bambino e venire con te. Davanti a una adolescente che poteva sembrare sfrontata, pretenziosa, andava via un po', no? non voleva essere eh, comandata da nessuno. Ho detto, pensate quanto bene c'è nel cuore di una persona quando noi meno ce l'aspettiamo. E anche lei ho imparato a abbracciare tutta la vita di una persona, non solo guardando l'esterno, ma quel che c'era. E gli ho detto, ma chi ti ha dato la forza di un gesto così? E le ha detto, il mio bambino. E da ultimo, Lynn. Lynn era una persona che è stata, era orfana di mamma, si è poi sposata, con un, sposata, accoppiata con suo marito, hanno avuto una bimba, la bimba è diventata disabile per un'operazione andata male, lei ha servito la bimba un anno e mezzo, è rimasta incinta di nuovo, ma il marito appena lei ha partorito il bimbo l'ha abbandonata, non le ha lasciato niente in casa, le avrebbe voluto togliersi la vita, non ne poteva più, mi ha rintracciato, dice, siste, non ne posso più. E ho detto, vieni qui, non, non ti preoccupare. Avevo paura, timore a dirle aiutaci con i nostri bimbi disabili, sapevo che lei lavorava da Dio proprio con questi bimbi. Lei senza neanche aspettare che io glielo proponessi si è messa a curare i bimbi come avrebbe curato la sua piccola Oppo che era morta. E a un certo punto dice io qui ho incontrato l'amore vero. Dice anche con mio marito mi accorgo che eravamo come due corpi vicini, ma non era vero amore, io voglio conoscere di più. Voglio conoscere Gesù, voglio andare al catechismo, voglio prendere il battesimo. Suo marito si ripresenta e lei ha avuto il coraggio di dirgli: Guarda, io sono disposta a tornare con te, non ti ho mai tradito. Cioè, però tu devi accettare che io voglio conoscere questo amore, non posso tornare con te come prima, come due corpi vicini, ma ci torno in questo nuovo modo. Questa donna che ha perdonato l'imperdonabile. Perché quella con cui lui l'ha tradito era la migliore amica di entrambe e ha dato nelle mani del suo marito il bambino facendolo chiamare papà, che lui non lo conosceva neanche. Cioè, io pensando alla storia di queste persone, mi accorgo di quale ricchezza sono state per me. Questo germoglio di beni loro è cresciuto fino davvero a sbocciare. Un giorno, venendo fuori dalla Baraccopoli. L'occhio mi cade su un fiore bello, mai visto prima. Ho trovato una foto, ma non era proprio così, ma comunque dice. La radice del fiore affondava nella melma nera e male odorante della Baraccopoli, ma il fiore era bellissimo, c'era quel sole che li batteva no? con la rugiada stupendo, profumava perfino, non l'avevo mai visto. E immediatamente ho pensato a tutta la gente che ho incontrato al campo dei ribelli in, nella Baraccopoli. Alla casa degli angeli, queste donne. E ho detto: anche loro sono come questo fiore. Davvero sono nate e cresciute nel fango, nella melma, eppure sono riuscite a sbocciare fino a diventare persone capaci di bene, di perdono, di amore gratuito, di amore anche per un altro bambino. Chi di noi sarebbe riuscito a fare questi passi da gigante con una storia così dietro? E allora davvero queste sono le bold and brilliant people che ho voluto condividere con voi oggi per capire come davvero non c'è situazione così impossibile in cui noi stessi non possiamo condividere e far sbocciare un fiore dalla melma più nera anche della nostra vita oggi. Così, grazie.